Sogno la grande emozione, tirare un calcio e non starne fuori, e pensa, tu sogna, ho provato dolore. Lo so, scusami. Che grande gusto che ci hai preso a fischiare. Eh sì, perché tutti quanti dobbiamo fare gol il 14 maggio. 14 maggio, la partita con il cuore, per la solidarietà. Con il cuore, con l'anima, con la mente e soprattutto con la vostra presenza, perché pensate, il costo del biglietto è veramente irrisorio, soltanto 2,50 euro. Potete comprare un biglietto, due biglietti, tre biglietti, quattro biglietti, venite uno, comprate quattro biglietti, venite in tanti. Venite in tanti, veramente in tanti, anche perché abbiamo in campo due squadre veramente speciali, vero Alfredo? Attori, cabaret italiano e la Polizia di Stato. La maglietta dell'Aisa rossa, come l'amore, come il fuoco. Rosso, 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 rosso. Rosso, 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 vita. Salutiamo intanto Paolo Zengaro, referente nazionale. Paolo, referente dell'Aisa. Dell'Italia. Dell'Aisa. Mi piace questa cosa, Italia. Ma l'Aisa poi che cos'è? L'associazione per le atassie. Le atassie, una malattia molto invalidante, che poche persone conoscono e dovrebbero interessarsi, se lo vogliono fare, perché è molto importante. Sul sito dell'AISA, www.aisa.org. Oh no, Paolo, ho detto bene. Ok, qua dietro le... abbiamo Paolo, lui che... è autore, regista. Ma lui, io devo dire i miei complimenti, perché ha scritto l'inno a parole e musiche, ma non mi sovviene chi, però le parole dell'inno, della canzone della squadra del cuore. Il mio ruolo, mago. Qualcuno ha detto il pallone. No, sì, ma quello lo porto io da casa, perché nel caso insomma si dovesse, no, di qua forse lo vedi meglio di profilo, nel caso si dovesse bucare, cioè il mio personale lo mettiamo in campo. E no, in realtà il mio ruolo è proprio quello di mago, nel senso che siccome calcisticamente non ci siamo, almeno cerco di portare un po' di fortuna. Però lo spirito qual è? Quello di non vincere, ma quello di partecipare. Assolutamente, insomma, di stare insieme, di partecipare, di conoscere insomma un fenomeno, una malattia insomma che è poco conosciuta. Anzi, a proposito, perché non diciamo cos'è? L'atassia. Fenomeno che colpisce il sistema nervoso, una malattia rara, pochi farmaci, qualche piccolo accenno al miglioramento, ma ci vuole tanta solidarietà e tanta ricerca. Io lo so, ma magari chi ci vede non lo conosce ancora. Loro seguono, ci seguono, quindi sanno che noi facciamo queste manifestazioni per coinvolgere e portare alla ribalta questa malattia molte volte bistrattata. Io invito a venire qua a condividere queste emozioni, che saranno tante, vuoi per un gol, vuoi per un sorriso di una persona che ha bisogno, ma soprattutto ecco, l'emozione che la città di Aversa si presenta come una città fortemente ecco, sociale, una città che ha un cuore grande per ospitare queste iniziative così forti. Vincerà sicuramente la solidarietà, non vinceranno appunti nella polizia, nella gli attori. Comunque la nostra speranza è quella di vincere veramente noi contro la tassia. Eh sì, perché dobbiamo aiutare la ricerca, questo è importantissimo. Quindi l'incasso andrà devoluto interamente per la ricerca scientifica di questa grave malattia. Quindi il nostro scopo è quello di chiudere l'AISA, perché dobbiamo vincere e dire finalmente ce l'abbiamo fatta. E qui accanto a me ho Pasquale Zengara. Pasquale Zengara, che come vedete è in carrozzina, ma ha tanta tanta voglia di vivere. E lui fa parte appunto dell'AISA Campania, e suo fratello è proprio il referente Italia dell'AISA Campania, Paolo Zengara. Ciao Pasquale. Ciao. Anche tu sei venuto a fare il tifo? Sì. E allora dobbiamo dire forza AISA, forza solidarietà. Sì. Anna, allora ci siamo. Ci siamo, la data ce l'abbiamo. 14 maggio. Stadio di Bisceglie. Aversa. Aversa, sicuramente. Ore? 17. 17. Ma noi saremo qui già dalle 4.
Noi dalle 4, sì, sicuramente, perché poi dobbiamo accogliere tutte le persone che verranno a vedere questi giocatori. Ma a proposito, abbiamo detto chi giocherà? Lo vogliamo ancora una volta ricordare? Allora, Nazionale Attori Cabarettisti, sì? E la Polizia di Stato di Aversa. Comportiamoci bene. Comportiamoci bene, sì, sì, comportiamoci sono bene. Sono amici. Sì, poi loro hanno un tono atletico molto forte. Questi sono messi male. Io ho visto Migliaccio, Carrino, ho visto il Mago Mergellino. Io ho qualche dubbio sulla vittoria, però sappiamo di vincere. Di vincere. Eh sì, perché vincerà sicuramente la solidarietà. Grazie a tutti voi che verrete, a tutti voi che donerete, soprattutto a tutti voi che comprerete questo biglietto, che vi voglio ricordare è di soli 2,50 euro, quindi ne potete comprare veramente tanti, perché aiuterete la ricerca e l'AISA e la tassia, questa malattia altamente invalidante, una malattia rara che grazie al vostro aiuto, chissà, forse un giorno potremo dire abbiamo sconfitto questa malattia. Con l'AISA, contro la tassia. Contro la tassia, con Alfredo Mariani e Anna Calemme. 14 maggio, ore 17, stadio comunale di Aversa. Spero che questo primo strano sia servito a qualcosa, quindi vi aspettiamo. Anzi, aspettiamo voi, bella insa. È un soldato che